Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Venerdì, ancora caldissima estate, è iniziata proprio alla grande, ragazzi. C'è un po' di fiacca nei mercati, lo vediamo sia da un punto di vista di mercato cripto, ma anche in questi giorni, in questa settimana, il mercato hold non ha fatto grandi, grandi movimenti. Però volevo farvi vedere delle configurazioni sui mercati finanziari globali, soprattutto Standard & Poor's 500 e Nasdaq, che sono andati in maniera completamente contrapposta, segno che probabilmente i mercati stanno cambiando un po' registro. Il Nasdaq è più forte di una serie di mercati, quasi tutti in pratica, ma questa cosa non sappiamo se durerà, però un po' il concetto di base è questo, ragazzi, cioè il mercato hold, quello che era l'S&P 500, magari sta un po' mutandosi, perché probabilmente dopo questa grande crisi avvenuta a marzo della pandemia, e non si sa ancora cosa succederà post elezioni americane, perché il grave punto di interrogazione che noi dobbiamo porci in questo momento, ragazzi, è proprio il momento di novembre, che sarà un momento topico per via delle elezioni americane. Però probabilmente i mercati stanno virando, e quello che era considerata tecnologia probabilmente nei prossimi anni sarà considerata semplicemente business mondiale, quindi quello che abbiamo come servizi come Apple, PayPal, Netflix e quant'altro, ragazzi, probabilmente diventeranno i nuovi big old, non più tecnologici e basta, anche se lavorano nel settore tech. Però un po' di questi cambiamenti ci sono stati. Vi faccio vedere delle configurazioni importanti che ci possono dare delle indicazioni su dove siamo per i mercati hold. Perché, ragazzi? Perché l'appuntamento è per fine mese di luglio sui mercati hold per via di un discorsetto. Allora, spesso è capitato che quando i mercati si avvicinano alla scadenza del mese di luglio, un po' di volatilità aumenta quasi sempre, ragazzi, perché vanno in vacanza a luglio, ma ad agosto i mercati lavorano. Spesso è capitato, chi di voi magari era sui mercati già da un po', di ricordarselo, che agosto è un mese movimentato per i mercati finanziari. Quindi, mentre noi lo vorremmo un mese tranquillo per farci le nostre ferie, in realtà spesso e volentieri i mercati americani hanno dato degli scossoni abbastanza importanti ad agosto. Quindi attenzione, perché insomma la statistica ci dice questa cosa. Volevo farvi vedere quindi questa configurazione di S&P 500 e Nasdaq. Guardiamo un po' queste configurazioni anche per fare un briefing sulla nostra analisi ciclica e in generale dare un'occhiata a quelli che sono i mercati in questa settimana. Prima di andare, però, ragazzi, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciatemi anche un mi piace e fatemi sapere anche se state gestendo questi nuovi investimenti. Io in Academy, ragazzi, ho creato una sezione investing adatta proprio a gestire queste cose e in divenire, perché l'abbiamo appena creata, ragazzi, ma ho un'idea insomma enorme, e probabilmente faremo dei nuovi investimenti anche lì tutti insieme, probabilmente nelle prossime settimane, ma soprattutto alla luce di quella che è la mia idea principale anche di come stare sui mercati finanziari, cioè semplificare, semplificare, semplificare il più possibile, ragazzi. Il minimalismo nel trading, voi lo sapete che io sono ormai conosciuto per essere un trader minimale, e quindi bene, andremo a fare anche questa cosa nella mia Academy. Trovate il link in descrizione come sempre. Allora, dietro di me ho il grafico dell'oro, non c'entra niente con quello che vi ho detto prima, però anche l'oro, ragazzi, va visto per una serie di cose. Comunque andiamo subito a guardare il grafico con la nostra analisi ciclica di Standard & Poor's 500. Ce l'avamo lasciati nelle scorse analisi su Standard & Poor's 500, indicando la possibilità che il mercato facesse una cross ciclica, vedete, in questa fase temporale intorno al 10. In realtà, nella giornata di ieri c'è stato un po' di maretta, ragazzi. Io mi aspettavo qualche giorno in più per declinare una fase ciclica in chiusura, insomma, mi aspettavo qualche giorno in più. A dire la verità, questa fase, diciamo, non c'è stata, quindi potrebbe anche essere indicativa di una close anticipata in questa fase ribassista, che invece è stata più pronunciata, quindi il fine mese di giugno, e poi da giugno in poi, diciamo, un nuovo ciclo. Perché, scusate, in questo momento ci sono
un po' più di idee relativamente a questa fase di Standard & Poor's 500, ragazzi, perché il mercato dalla giornata di giugno, dai primi di giugno, non sta facendo niente, quindi oscilla, vedete, intorno ai prezzi medi, quello che fanno poi sempre un po' i mercati, quindi sembra che faccia chissà cosa, ma in realtà quello che ha fatto è stare in barra di congestione. Però c'è anche un'altra cosa che volevo farvi notare e che mi ha un po' dato questo interrogativo sul fatto che la fase ciclica di Standard & Poor's 500 potesse essere magari definita diversa. Intanto vi tolgo le bande di Bollinger che li vedete in questo momento qui, altrimenti ragazzi, ok, non vediamo niente. Io uso non uso le bande di Bollinger, ragazzi, su un grafico daily, quindi stavo facendo una serie di esercizi, una serie di attività anche di formazione per i webinar che faccio, insomma, in Academy, eccetera. Quindi stavo guardando dei grafici. Non uso la Bollinger sul grafico daily, ma sul grafico orario, se proprio volete saperlo, ok? Ogni tanto sul grafico orario in base alle strategie che utilizzo. Allora, vi faccio vedere la configurazione ciclica che sto in questo momento, che mi ha dato un po' da riflettere. Vedete, questa struttura creata in questo modo potrebbe indicare che qui magari abbiamo avuto un'altra close. Però, ragazzi, è un po' complesso da dare queste indicazioni, perché il minimo, come vedete, è stato fatto qui su questo grafico. Perciò, insomma, tecnicamente dovremmo indicare la close ciclica appunto esattamente qui. Ma siamo a 32 giorni, quindi un mensile è troppo piccolo. Quindi, ragazzi, ce ne andiamo più alle lunghe, e quindi dobbiamo avere più giorni a disposizione anche per compensare questa fase che era molto corta, ragazzi, in realtà, perché solitamente S&P fa cicli da 60 giorni, quindi circa 45 barre più o meno, da 40, vedete, in avanti, quindi 60 giorni veri, considerando però che ci sono i weekend, quindi vanno presi in considerazione. O sta facendo una cosa del genere, a questo punto mancherebbe un po' di tempo, quindi qua è stata fatta una fase centrale, dopodiché dovremmo avere questo tipo di atteggiamento. Perciò io sono ancora dell'idea che assumere posizioni long di trading di medio termine, ecco, non di lungo, perché di lungo, ragazzi, i sistemi sono ancora long. Tempo fa ho fatto un webinar per parlandone, diciamo, in un masterclass del broker XTB, che è il mio broker, quello che uso, diciamo, per fare operazioni veloci con i CFD. Ragazzi, vi lascio il link in descrizione anche del broker XTB. Allora, quando ho fatto quella masterclass, ho indicato un ingresso sistematico, quindi da trading system long su S&P, parte qui, ragazzi, in questa zona intorno ai 2008 più o meno, se non ricordo male. Ed erano tempi, diciamo, non sospetti, perché eravamo appunto il 29 di aprile, quindi eravamo ancora qui, quindi questo rialzo non c'era stato, ed è ancora long quella parte. Quindi, per quanto riguarda la mia position di lungo su S&P 500 e mercati americani, resta long, ancora di più su Nasdaq, ragazzi. Ma l'altro giorno ho pubblicato una mia mini asset allocation sull'Academy, dove praticamente io sono esposto molto di più sul tech già da un po' di tempo, sia su stocks che su ETF. Quindi, in linea di massima, questo vi fa capire come la penso anche da questo punto di vista. Però il mercato finora mi ha dato ragione, ma se dovesse invertire, cambierò anche questa view nei prossimi giorni. Però al momento long ancora su mercato americano per il lungo periodo, assolutamente sì. Ma nel breve, assumere posizioni di trading long in questo momento è ancora rischioso, come vi dicevo, perché c'è questa fase che è un po' difficile da comprendere, potrebbe avvenire secondo questa view. Quindi io ancora sono dell'idea che potremmo assistere ad una fase di bassista sui mercati. Doveva essere questa settimana, ma sembra non ci sia stata. Però volevo farvi vedere anche un altro grafico, quello settimanale, ragazzi. Vediamo se facciamo così. Allora, vi porto anche l'altro grafico che è più chiaro, esatto, quello dell'indice. Allora, e ragazzi, questa
è una candela settimanale non bellissima, va bene, non bellissima. Quindi, se domani venerdì e il mercato americano dovesse chiudere in questo modo, io un attimo ci penserei alla prossima settimana, perché eventuali break della parte down di questa candela probabilmente innescherebbero un po' di vendite, ragazzi, e il mercato potrebbe anche scendere intorno ai 3.000 punti, quindi arrivare qui con una candela settimanale per poi magari ritracciare, quindi fare il nostro famoso minimo di ribasso. Perciò, ragazzi, è questo il motivo che mi spinge un po' a riflettere sul fatto di assumere posizioni long in questo momento per il medio periodo. Assumiamole a breakout, quindi se dovessimo la prossima settimana magari sfondare i massimi di questa candela, oppure i massimi ancora a 3.200, allora sì, lì ragazzi la forza indicherebbe un breakout, quindi un riposizionamento di trading anche, ragazzi, non di posizioni di long term, quindi soltanto di trading medio periodo. 10 giorni, 2 settimane massimo, di quello sto parlando. Va bene, allora per questo, per quanto riguarda S&P, andiamo a vedere Nasdaq e vi faccio vedere come Nasdaq invece è totalmente diverso, sia da un punto di vista daily, sia da un punto di vista weekly, ha indicato fuoco e fiamme, ragazzi. Nasdaq non fa neanche un minimo di ribasso, per cui non riusciamo neanche a comprendere quale sia la struttura ciclica di questo mercato, perché è troppo forte. Però ancora una volta, vedete, sembrerebbe che il mercato Nasdaq abbia indicato come la chiusura di fine mese con i famosi futures in scadenza, insomma il solito, possa essere stata indicata come una fase di chiusura ciclica, anche perché da un punto di vista di analisi tecnica ha creato anche un super pullback, ragazzi, guardate. Come sempre, questi per i fautori, analisi tecnica non funziona, bla bla bla. Allora, guardate qui, break dei massimi storici, rientro nella fase di congestione, re-break, pullback, perfetto, vai con nuovi massimi. Ragazzi, questi sono atteggiamenti da manuale. Se prendete l'analisi tecnica da manuale, il mercato ha dato un atteggiamento di ingresso di analisi tecnica da manuale, ragazzi, con una possibilità di profitto che dal pullback qui è del 9-10%, ragazzi, cioè un anno intero di quello che è il solito profitto medio dei mercati americani in 4-5 giorni, ok? Quindi va bene, ragazzi, ok? Non facciamo sempre dei massimalismi quando parliamo di analisi tecnica. Sto facendo anche un corso, trovate la playlist gratuita sul mio canale, ragazzi, andate a spulciare anche quei video che faccio di analisi tecnica. Quindi, da un punto di vista di inversione su Nasdaq, ragazzi, non c'è nulla, quindi è long dappertutto. Sono long su anche il broker CFD che vi ho detto prima, XTB. Sono long anche sulle piattaforme che sto utilizzando per fare trading con i miei Bitcoin sul mercato hold. Sono long su Nasdaq, non c'è niente da dire. Sono long anche con gli ETF, sono long con le stocks, ragazzi. Sono long da un sacco di tempo, quindi ci rimango, perché guardate, da un punto di vista di grafico anche settimanale non c'è alcuna inversione, quindi Nasdaq resta molto forte e si rimane così. E tra le altre cose, ragazzi, sto anche sviluppando delle strategie di trading proprio nella mia academy utilizzando questa forza del Nasdaq, ma ve ne parlo tra poco. Quindi, per concludere questo discorso, non abbiamo idea della fase ciclica di Nasdaq perché è troppo forte, quindi o ha chiuso questo 29 oppure, ragazzi, non si riesce a vedere nulla. Ma non ci importa nulla, perché un mercato del genere che non muta, che non fa nessun movimento, ragazzi, non serve fare trading qui. Basta stare long in posizione e via, non c'è niente da fare, perché questo mercato sale sempre, quindi perché dobbiamo andare a vendere posizione? Se siamo in posizione long su questo mercato, non ha mai invertito, ragazzi, mai, perché ha sempre rimbalzato sulla media mobile a 11 periodi, vedete, mai ha fatto un'inversione di trend, per cui chi è entrato long resta long, ragazzi. Quindi quando inizierà ad avere problemi, poi iniziamo a fare un po' più di operazioni di trading anche su Nasdaq. Bene,
Allora, vi stavo dicendo, ho utilizzato questo strumento per fare delle operazioni di trading particolari e sulla mia Academy probabilmente la prossima settimana inizierò a condividere anche questa operatività che ho fatto in questa settimana, perché ho fatto una serie di test. Ieri ho pubblicato sempre in Academy questi test relativamente all'operatività di trading utilizzando la forza del Nasdaq come forza relativa, quindi sono cose abbastanza complesse. Ho pubblicato insomma i primi risultati, quello che avevo ottenuto, cosa stavo facendo, i primi soldini, ho fatto vedere come si faceva. Però ragazzi, è complessa, tanto che anche gli iscritti all'Academy mi hanno chiesto un webinar a tal riguardo. Quindi farò un webinar ed sarà probabilmente anche aperto a tutti quanti. Vedremo come organizzarlo su questa strategia nuova che sto utilizzando. Bene, allora per oggi è tutto. Volevo anche informarvi di queste piccole novità. Poi tra un po' credo di andare anche io in vacanza un poco, ragazzi, quindi ma non lascerò quest'anno il canale, perché da un punto di vista di musica c'è poco in Italia, come sapete, quindi non farò tanti concerti quest'estate per via del blocco del Covid. E mannaggia, ragazzi, vedremo un po' quando si sarà possibile recuperare questi discorsi. Bene, per oggi è tutto, ragazzi. Io vi auguro comunque un buon weekend e noi ci rivediamo nei prossimi video, ok? Ciao a tutti!